girate la testa completamente a sinistra. Sollevate le gambe in alto, tese, mettete le mani dietro i polpacci, allunghiamo bene. Dovete sentire la colonna in completo allungamento, così anche chi di voi dovesse fare solo stretching si allunga bene. Caviglie. Avampiedi. Lentamente lascio. Allora, per flessibilizzare al meglio la colonna, visto che state siete abituati a stare così, adesso non facciamo altro che spingere al petto in questo modo. Espiro e rilascio lentamente, ma solo per spingere la zona lombare a terra, ok? E abituiamo le gambe a stare in posizione corretta, quindi tirando il collo del piede. Inspiro, non date strattoni, non spingetevi con i glutei, non mi serve in questo momento, mi serve solo allungare. Espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, riporto il petto e lentamente vi dondolate destra e sinistra. Le braccia, tengo le gambe in massima accosciata, lentamente scendo destra, scendo sinistra, scendo destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Rimango al centro, sollevo solo la gamba sinistra, tutte le mani dietro al polpaccio. Caviglia. Cercate di stendere al meglio la vostra gamba e respirate.
scendo, tengo la massima incrociata, destra, sollevo, poltaccio. Caviglia, lentamente scendo, appoggio, rilasso le braccia, la testa e il collo. Versione, sollevo la zona lombare, inspiro, appoggio, espiro, sollevo, inspiro, appoggio, espiro, inspiro, espiro, inspiro, inspiro, inspiro e sto. Sollevo la gamba destra, tesa, teniamo qualche secondo le mani dietro al polpaccio. Fate in modo di trazionare bene la colonna e la gamba, ok? E da qui andiamo a fare questo lavoro semplice per ora. Tiro il collo del piede, extra ruoto, vi faccio vedere senza la scarpa. Allora, inspiro, apro, arriviamo a livello dell'altro ginocchio, espiro, chiudo, inspiro, apro. Tesa la gamba, se la gamba è tesa sarà il vostro baricentro a risollevare. Espiro, inspiro in apertura, espiro in chiusura, espiro, inspiro, braccia tese, avete la gamba piegata, il piede orribile. Non stringete l'addome, non respirate, le spalle sono chiuse e le braccia sembrano le zampe di non so quale animale, che è bellissimo comunque, ma non sono tese. Apriamo completamente, quindi andiamo parallelamente a terra, tengo bene diritta la gamba e chiudo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Ogni volta che vi riprendete la gamba, allungate la schiena a terra, mi raccomando. Inspiro, espiro. Prego, prendete il tappetino lì e vi mettete proprio qua davanti. Ok.
Signora Montini, spegni il citofono quando facciamo Pilates o abbassa la suoneria del citofono. Non è il tuo? Ho sentito un citofono suonare, non so. Inspiro, espiro. Ok, adesso rilasso le braccia, che porto avanti, la gamba destra si piega con la gamba sulla coscia in questa posizione, guardate bene. E la gamba soprattutto non è prima, la schiena è in posizione semineutra, quindi è comunque in movimento, che è il principio contrario a quello di 30 anni fa, che era questo. Qui dobbiamo flessibilizzare e respirare, ok? Quindi il lavoro adesso sarà questo: da qui stendo fino ad arrivare con la schiena a terra e torno, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Voi avete già fatto? Mai? Prima volta? In generale? Problemi cervicali, lombare, menischi. Vari, ok. Attività precedente? Perfetto. Ho provato a fare yoga qualche anno fa però. E poi sono stata a questione di Zumba. Sì? Ah, ok, ok. Prego, forza. Fatemi vedere. Che è? È la prima volta che viene, signora Montini. Stai dritta con la testa. Dritta. Ok, oggi valuto un po' come... non vi rompo tanto le scatole, così valuto un po' come siete. Poi dopo di tempo... per rompere dopo ce n'è tantissimo... Elia, ma sei te? T'avevo riconosciuto dalle calze allora. Continuo, grazie. Se vi piace questa musica lascio questa, se no cambio. Signora Montini, ti piace? Non ti piace? Allora la lascio. Allora, noi stiamo ancora facendo questo, ok? Adesso però dovete ascoltarmi bene. Il lavoro si fa più intenso perché lavoriamo con i quadricipiti lungo la stessa linea. Quindi non siamo così, perché così, volendo anche il mio gatto, se ve lo spiego bene, lo riproduce abbastanza velocemente. Questo è il lavoro, ok? Allora, qui dovete immaginare di bloccare veramente i quadricipiti, la schiena rimane in movimento perché voi respirate, e andiamo a fare questo. Inspiro, espiro, guarda bene. Inspiro, espiro. È qui che dovete contrarre e da qui dovete tenere. Inspiro quando la gamba scende, espiro quando sale. Ok, forza. Abituatevi a eseguire esattamente quello che vi dico, perché non è una lezione di tonificazione, eh? È una lezione nella quale, essendo un workout libero, dovete fare come e quello che vi dico io, altrimenti è inutile. Qualità del movimento qui accresce le vostre capacità, il come vengono fatti gli esercizi è fondamentale. Un'ora di Pilates, io su questo sono
abbastanza severa, perché un'ora di Pilates fatto come Dio comanda equivale a un'ora di qualunque altro allenamento, anzi 2 o 3 ore. Soprattutto perché rieduca e riabilita in toto. Come vedete tutti, eh? Aumentiamo la velocità di questo lavoro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prendiamo il ginocchio, lo portiamo al petto. Siamo sempre sulla gamba destra. O sempre sulla sinistra, non so da che parte stiate. Ok, di nuovo, stendo, 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e stop. Prendiamo il ginocchio e lo portiamo al petto. Adesso abbiamo scaldato bene i quadricipiti, la parte più bassa del retto addominale, quindi possiamo anche fare questo. Stessa gamba, descrivo dei piccoli cerchi lungo la linea del pavimento, lentamente. Guarda bene la mia gamba. 8, 7, 6. Vedi che per tenere, qui voi tendete a muovervi, non tenete la gamba appesa, sollevate oppure siete completamente giù. Dovete controllare il corpo, controllare la posizione e descrivere questi piccoli cerchi. Sollevo gamba appesa e scendo. Piccoli, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sollevo e scendo, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sollevo. E lentamente piego, adesso portiamo la gamba sulla coscia a 90 gradi, quindi è un po' più sollevata, e stendiamo in flesso estensione verso l'alto, 1, 2, 3, 4, controllate anche la cervicale, le spalle, dovete guardare in alto, avere il mento in leggera direzione dello sterno, le spalle allontanate dalle orecchie, rilassati. Guardate che quando vi vedo sul tappetino, continuate a lavorare, vi vedo completamente storti, alcuni di voi sono storti, perché oltre ad essere scifotici, scogliosi, iperlordosi, l'interrotazione delle spalle, le ginocchia storte, il bacino girato e tutto il resto, non respirate, quindi siete tesi, contratti, inconsapevoli del vostro corpo, senza un'abilità motoria più sviluppata rispetto alle altre, senza flessibilità e soprattutto non respirate. Su questo io sono incorruttibile. Ti fischia l'apparecchio? Pina! Lo sai che questa musica qua c'è una sfiga incredibile, la metto solo quando ci sei tu. Lo sai, la cambio. La cambio. Eh sì, certo, sto proprio a calcolare, guarda. Continuo. 1, 2, 3,
recupero. 5, non poggiate la gamba, 6, 7, 8. Questo qui va bene, Pina? Rimanete al miglioramento con la gamba, questo fischi a me, con la gamba piegata sulla coscia. Ok, senza appoggiare il piede sul ginocchio. Ok, adesso da qui scendo un paio di centimetri e sollevo, scendo e sollevo, scendo e sollevo, scendo e sollevo, scendo, quadricipite, giro vita. In questo momento, se tremano o non riuscite a stare, eccetera, mancanza di forza, di baricentro, di equilibrio, flessibilità. Ok? Veloce e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Andiamo a prendere. Il quadricipite è uno dei muscoli più importanti del vostro corpo, perché contiene tutto, la maggior parte delle articolazioni dipende da lì. Senza contare che ginocchio e schiena sono un binomio direttamente collegato. Qualunque cosa voi abbiate, qualunque trauma abbiate subito, che sia dal graffio alla botta, alla contusione, eccetera, voi dovete immaginarlo come una macchina. Ok, la macchina nuova quando sbatte una volta, ma anche un urto piccolo, già non è più come quando è uscito dalla casa madre. Ok, immaginate con tutte le cose che la colonna vertebrale del corpo subisce cosa succede. Se non vi rieducate quotidianamente, siete destinati ad arricciarvi su voi stessi fino a diventare gobbi e incapaci di camminare. Ok? Sapete che io non mi risparmio. Appoggiamo la gamba destra, solleviamo la sinistra, prendo il polpaccio, tiro bene. Voi fate finta di non guardare i miei calzini di colore diverso. Ok, allora scendiamo direttamente, apro e chiudo, apro completamente e chiudo senza scatti, senza spinte, dovete lavorare solo sul baricentro, quindi non appoggio la gamba ma apro e chiudo. Stendete quelle braccia, perché sennò giuro che ve le stecco. Cioè, vi rendete conto che adesso, senza esagerare, in questo momento la media della vostra età sarà, ok, stamattina sarà sui 40, va bene? La Lisa, ma con una media di 40 anni voi non potete avere le braccia così. Non è normale, capite? Cioè, io voglio che voi capiate qual è la normalità. Che ve lo dicano, se non ve lo dico io, che ve lo dicano gli altri, ma non è la normalità essere così, non va bene. Quindi per forza avete male, per forza, non è possibile. Va la signora Montini, sta diventando un 1,80. Io?
No, no, proprio dormite, guarda. Inspiro quando apro, espiro quando chiudo. Inspiro, espiro. Voi arrivate qui che per voi non è nemmeno naturale respirare. Fate proprio fatica. Rimaniamo giù, rilasso le braccia, descriviamo dei piccoli cerchi verso la stessa direzione e soprattutto dei cerchi che non vengano fatti velocemente per finire prima. La gamba è quasi parallela al parquet e quindi voi dovete contenere, anche se non fate un crunch che vi brucia, voi dovete imparare a contenere da qui e respiro. Sollevo, tengo la posizione, via le mani e scendo di nuovo piccoli cerchi, inspiro, espiro. Concentratevi sul vostro corpo, sollevo, e scendo, giro, giro, giro. Sollevo, ok, flesso, estensione, adesso piego, guarda bene, i quadricipiti lungo la stessa linea e quindi noi lavoriamo sulla parte bassa del retto addominale, stendo e torno, stendo e torno, stendo e torno, stendo e torno. Stendo e torno, stendo e torno, stendo e torno, piega la gamba, stendo e piega, ok, stendo e piego, stendo e piego, stendo e piego, stendo e piego, stendo, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, rilassate la testa, il collo e le spalle, tanto le gambe non si sollevano con la testa, si sollevano col baricentro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Pina! Va bene la musica? Quanti anni hai, Pina? Ecco. E non lo dico, ecco, no, non lo dico perché... Vai.
fermi qui, teniamo qualche secondo. Elia, spingilo giù. Non c'entra niente che appoggi una gamba sull'altra, però. Vai. Estendo e torno. Estendo e torno. Estendo e torno. Estendo e stop. Scendo appena. 8. 7. Porto più avanti il ginocchio. 6. 5. 4. 3, 2, 1, ancora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e stop. Prendiamo il ginocchio e lo portiamo al petto, allunghiamo bene qualche secondo. Solleviamo le gambe in alto, tese, prendo gli avampiedi, tiro bene, divarco leggermente, così riuscite ad allungare bene. Voi dovete avere i glutei sempre ben allungati, le gambe bene diritte, la schiena completamente a terra, il mento verso l'esterno. Appoggiamo un collo del piede all'altro, in questo modo, ok? Allora, il nostro lavoro adesso, come? Ha fatto pure cambiare musica? Il nostro lavoro adesso è questo, scendo avanti, piego, schiena a terra, sollevo e scendo leggermente. Chiudo, stendo, chiudo, stendo, chiudo. Quando apro, quando scendo, io dico chiudo perché chiudo le ginocchia al petto, la schiena è bene appoggiata a terra ed io espiro. Quando stendo, le ginocchia vanno chiuse e io stendo nella misura in cui riesco a contenere da qua. La sensazione che voi avrete è di una leggera contrazione, indurimento, due dita sopra la sorgente del respiro, che è appena sopra l'ombelico. Quando la sentite, vuol dire che state cominciando ad avere la concezione di dov'è la chiave di volta del vostro corpo. Perché senza questi esercizi non lo capite. Inspiro, espiro. Le gambe più verso di me. Le state spostando troppo in alto. Uno, due, tre, quattro, cinque, aspetta, stai giù un attimo, Eli, stai giù un attimo,
6, 7, prendo le ginocchia e le porto al petto. Mettete in quadrupedia, per favore. Quando siete in questa posizione vi allungate completamente giù. Dite sui talloni, allungo bene, almeno questo fatelo bene, per favore. Glutei sul tallone e con le dita mi allungo bene avanti. Gli esercizi che abbiamo fatto oggi erano semplici, solo che siete un po' disobbedienti stamattina. Guardo avanti, inspiro, sollevo. Ok, sollevo la gamba destra. Chi di voi ha male testa, collo, spalle, gomiti, eccetera, si mette giù, che tanto così non succede niente. Rilasso la nuca, sollevo la gamba destra. Il lavoro è semplice. Inspiro, espiro. Per chi di voi riesce in questo modo, è inspiro in arco, espiro, rilasso, inspiro in arco, espiro, rilasso, chiaro? Inspiro in arco, espiro, rilasso, inspiro in arco, espiro, rilasso, inspiro in arco, espiro, rilasso. Cinque, quattro, tre, due, uno e stop. Lentamente scendo e porto il glute sui talloni. Ancora mi allungo bene avanti. Guardo avanti, inspiro, stesso lavoro, andiamo dall'altra parte. Guardate bene il mio ginocchio, non è così, è così. Ok, allora inspiro, espiro, inspiro, espiro. Inspiro, espiro. La gamba in realtà non scende mai sotto la linea dei glutei. Questo per imparare a stare in equilibrio, a contenere il corpo. Oggi siete stati fortunati. Molto fortunati. Che sono arrivate loro, che voi vi lamentate, disgraziati. Ti schiaccio tutto. Ti schiaccio io, ti schiaccio. Ok, fermi su. Lentamente scendo, divarico leggermente le gambe, andiamo a fare questo lavoro con le mani un po' più avanti rispetto alla linea delle spalle, leggermente in extra, inspiro, espiro.
inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, rimango su. Adesso scendo con i gomiti vicini al tronco per massaggiare ulteriormente la colonna. Facciamo questo, rilassiamo completamente le gambe e ci solleviamo così. Fatemi vedere quanta forza avete. Sollevo, scendo piano. Inspiro quando sollevo, espiro quando scendo. Inspiro quando sollevo, espiro quando scendo. Inspiro quando sollevo, espiro quando scendo. Ok, spingiamo i glutei sui talloni e le mani avanti. Guardo avanti, inspiro, sollevo, scendo. Guardo avanti, inspiro, sollevo e scendo. Ok, sollevo piano, giro le spalle. Rimaniamo un attimo così in stretching per i quadricipiti. Giro le spalle dietro. Uno, due, tre. Giro avanti. Uno, due e tre. Orecchio destro, spalla destra. Orecchio sinistro, spalla sinistra. Orecchio, spalla, orecchio. E stop. Allora, non avete fatto niente oggi e non mi sembrate intenzionati, per cui la chiudo qua. Però quando venite a lezione bisogna lavorare, eh? Ok? Grazie, buona giornata. Sto comprando un po' di cose per voi, soprattutto per il Pilates. Ciao, grazie a voi. Si potete prendere. Allora, l'orario delle mie lezioni lo trovate di là vicino alla macchinetta del caffè. Quello bianco, sala 1, e poi c'è quello accademico, sala 2. C'è scritto sala 1, mio, sala 2, le altre attività. Io volevo sì, vieni che intanto mi metto, sì. Sì, ciao. Questa settimana, quindi lo posso fare il sabato. Domani mattina? Domani mattina.